Buongiorno a tutti, mi riuscio sul 9 e Is subito the dopo video now manifestare dei seen and heard? sintomi tipo parkinsoniano, utilizzando appunto integratori a base di Nicky Glove e Nicky Glucan e coenzima Q10, come questi integratori abbiano prodotto un significativo miglioramento. Diciamo subito che il Parkinson è stato associato a diverse infezioni causate da diversi tipi di virus, tipo l'influenza A, il virus di Epstein-Barr, il virus dell'epatite, tutti gli enti israeliano, il quale è colpito dal Covid, ha manifestato subito dopo dei sintomi di tipo parkinsoniano. E alcuni ricercatori israeliani del Medical Center di Gerusalemme l'hanno riportato questo discorso sulla la rivista Neurology Lancet, volume 19 del 2020. Vediamo adesso a caso da me seguito. Una signora di 104 anni, affetta da diabete mellito di tipo 2 da diversi anni, trattata adesso con terapia insulinica, a fine aprile 2022 è stata infettata dal virus SARS-CoV-2 attraverso purtroppo la sua badante. E dopo aver purtroppo subito un'infezione da candida nelle settimane precedenti, che le ha procurato un abbondante muco bianco nella bocca e nel naso, con conseguente astenia, non riusciva più a mangiare e perdere appetito per circa 7 giorni. La positività è durata circa 14 giorni, con sintomi fortunatamente abbastanza lievi, leggera difficoltà respiratoria, leggero rialzo termico e lieve tosse, con evidenti però purtroppo subito dopo sintomi di tipo neurologico, una notevole astenia fisica che la impediva di alzarsi dal letto, le badanti a stento riuscivano a portarla al bagno e in cucina con particolari notevoli difficoltà e continue interruzioni durante il tragitto, in quanto le mani gli tremavano continuamente, gli si bloccavano le gambe. Quindi non riusciva ovviamente a muovere il deambulatore. Questo frequente tremore alle mani le impediva di portare il cibo alla bocca. Il tremore a volte si verificava addirittura anche a riposo. Altro notevole sintomo è la costipazione, anche con l'aiuto di lassativo, non andava al bagno anche per 10-15 giorni. E dato il notevole dolore, aveva bisogno di qualcuno che in maniera meccanica riuscisse a farla defecare. Per cui è stato interessante utilizzare un parametro che in questi casi di tumore o dove diciamo la costipazione può essere un problema, col CAS, che è un assessment constipation scale, il quale diciamo, serve proprio per definire la difficoltà e il dolore che uno può avere durante l'epicazione, nel senso quando più è alto questo valore, quando più ci sono problemi nella defecazione. Ne parleremo dopo, quando riporteremo i valori, appunto, di questa signora. E quindi parliamo un po' degli altri sintomi, no? Rispondeva con difficoltà e con parole non sempre comprensive, quindi non aveva nemmeno una capacità di ciò che gli stava attorno. Aveva un sonno notturno molto agitato e discontinuo, dormiva veramente poco, e a volte gridava e quasi tutta la mattina aveva gli occhi chiusi, non rispondeva nemmeno alle persone che gli stavano attorno. Quindi chiaramente questi sintomi sono molto simili a quelli del Parkinson. Dopo questa sintomatologia, durata circa 15 giorni, ho deciso di fare delle prove, anche perché il medico di base mi ha detto in maniera molto candida: guarda che data l'età, questi sono i sintomi tipici che si possono avere anche dopo il Covid. Quindi ho pensato di sì, proviamo, trattiamola con vitamina D3, Nicoglucan, che sapevo aveva dato già degli effetti a livello immunitario, coenzima Q10, 100 mg, e oltre a una terapia di tipo insulinica. E per mia grande sorpresa, dopo circa 30 giorni, ho assistito ai seguenti miglioramenti: un recupero quasi totale della forza fisica, si alzava a volte da solo dal letto, camminava col suo deambulatore verso il bagno e la cucina,
con somma preoccupazione tra i badanti. Scomparsa graduale del tremore in entrambe le mani e riacquistata coordinazione dell'uso delle gambe nel camminare, che le ha permesso di mangiare da solo senza l'aiuto delle badanti. E poi riacquistata consapevolezza di tutto ciò che le stava attorno, dialogando e rispondendo attorno a tutte le persone che la circondavano o che gli chiedevano delle cose. Notevole ricordo della memoria passata e migliorata. Ricordando addirittura episodi della Seconda Guerra Mondiale. Dopo circa 2 mesi, in presenza di sporadici e lievi tremori e difficoltà nella deambulazione, dico, proviamo ad aumentare il Nichi Gluran e Nichi Glov per un totale di 63 mg. E questo ha portato ovviamente a dei miglioramenti. Ok. Come possiamo vedere da questa tabella e poi dal grafico sottostante, qui abbiamo ho cercato di calcolare il CAS, il Cost Inflation Assessment Scale, per questa signora di 104 anni. E qui vediamo che nei primi 15 giorni i valori sono elevati perché aveva diverse manifestazioni non solo di costipazione ma anche di dolore all'ano e anche al basso ventre. Per cui aveva un valore abbastanza altino di 8, in base alle 8 modalità, no? Che sono tipiche di questo CASPS. Ma dopo 60 giorni si è ridotto a praticamente la metà, e dopo praticamente 90 giorni il valore è 1, perché ormai defecava in maniera normale e quasi con una frequenza quasi giornaliera. Attualmente, a circa 11 mesi dalla manifestazione dei primi sintomi parkinsoniani, lo stato di salute è ottimale per la sua età. Ha, fra l'altro, festeggiato i suoi 105 anni. Poi spero di poter proiettare una sua foto del compleanno, con miglioramenti anche nel dialogo, che dura molto loquace, dura anche più di un'ora. Arricchita anche da riflessioni molto pertinenti, una gestione migliore del glucosio, che normalmente è tra i 100 e i 200 mg, a volte con una minore quantità di insulina del 10-20% in meno. Aumentando ancora la quantità di Nichi Glucagon e Nichi Glov, portando all'84 mg, e raddoppiando la concentrazione di coenzima Q10, è addirittura migliorata la velocità nella deambulazione, evitando quei rari casi di tremore alle mani e alle gambe. Ora facciamo qualche riflessione. Sappiamo che la pandemia della Spagnola ha prodotto successivamente un aumento notevole dei casi di Parkinson, aumentando a volte di 2 o 3 volte, come riferito da Kevin Barnum e suoi colleghi. Ora, quindi, allora, essendo anche il Covid una malattia di tipo virale, ci si aspetta che anche per il Covid, che ha portato a milioni di infettati, possa produrre in alcuni di essi purtroppo il Parkinson, il quale Parkinson sappiamo che già aumentato, aumenta anche senza il Covid. Tale allarme non è detto da me, ma ovviamente va riportato sul Journal Parkinson Disease, in cui appunto i ricercatori del Florey Institute in Neuroscience and Mental Health temono appunto che questi sintomi neurologici indotti dal Covid possano poi portare a conseguenze ben più gravi, quali appunto il Parkinson. Quali sono le mie riflessioni? Allora, se ci sarà questo aumento di Parkinson, speriamo non di 2, 3, 4 volte, è chiaro che quello che possiamo fare è implementare le ricerche, implementare le indagini strumentali biochimiche, fare il microbioma, che è uno di quei test che ti permettono già di evidenziare i primi sintomi parkinsoniani. Quindi uso di terapie innovative, non ultimi gli integratori, perché abbiamo visto come alcuni integratori sono capaci di rallentare
bloccare o addirittura azzerare quelli che sono i sintomi dovuti al Parkinson, non dimenticando ovviamente l'aspetto nutrizionale. E quindi spero che possa aiutare, no? La medicina preventiva, anche la nutrizione preventiva, a rallentare questo fenomeno che potrà essere preoccupante nel futuro. Vi ringrazio per l'attenzione. Thank you, Professor Gagliardi. So, Professor Gagliardi has explained about how this 104-year-old lady with Parkinson's disease, he wanted to try the Nichi Bright beta-glucans to find out if it could provide any improvement in the symptoms, especially because of the COVID-19 pandemic, after which there has been an increase in the neurological disorders such as Parkinson. He correlates it with the Spanish flu of 1918, wherein 3 years after that, a study was published where there was an increase in the incidence of Parkinson's disease. So he thought that by checking the gut microbiome, because constipation and gut microbiome is closely linked with Parkinson's disease, he wanted to find out if this Nichi Bright beta-glucan supplementation, by starting with the dose of 42 milligrams, he slowly increased it to 63 and then 84. He was able to find improvements in several parameters in this lady. So first we will see the 2 months before starting consumption of the Nichi Bright beta-glucans, how she had the cognition difficulty, the problems with her coherent speech, tremors, and all of it in this video. San Paolo. Paola, che di San Paolo. Vabbè, che ci dici a Paola? A tua nuora, che ci dici? Tante saluti. Mandaci un bacetto. Yes, forgetfulness. E tante bacette. Con la mano, così. Sì, sì. Manda, manda, manda. Sì. Brava. E a tua nipote? E pure mia nipote. Brava. E pure tuo figlio? E pure mia figlia. She forgot her memories. Venite presto che io vi aspetto. Bravo. Ho indovinato, eh? Bravo. Che ti porta quando vieni? Che vuoi che ti porta? La pizza dolce. La pizza dolce? Ah, pure la pastarella. Ah, quella ve la mangiate pure voi. Sì, sì. Allora, Tony, portaci di più. Ci mangiamo io, Anna e Erotica. La vita preparata. Now, 1 month after she started consuming Nichi Glucan, that's the Nichi Bright Beta Glucan, she was able to. This video shows that. Ti piace la pineta? To walk to the, she was able to take her to the park. Non c'è. Her tremors have decreased. È vero, vedi che aria pulita c'è? Hai visto? Tu non vuoi uscire di casa, però vedi che poi dopo, se mi ascolti, stai bene? Io ti voglio bene, Giuseppe, ecco perché ti faccio uscire. Guarda quanta gente ci sta qua, guarda quanta gente. E pure Anna. She's able to collect ci sono i bambini che giocano. She's able to remember things. Guarda quanta gente ci sta. Hai visto, Giuseppe? Tu quando arrivi a casa, perché fai le camminate, già sei stanca e riposi bene. Then again after post consumption, now she's reading a script, a poem. Earlier she forgot certain words, how to read and all of those, but it is improved after consumption. La mia canzone mi dice per più per giorno per me, mamma son tanto felice che io ritorno da te, mamma. Ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascerò mai più. The clarity in the speech and her coherence, cognition, constipation decreased and everything improved. And this is in the Zoom. Yeah. Yes. So this one is after 2 months or post consumption of, she's saying very clearly goodbye. Che io ritorno da te, la mia canzone mi dice per più per giorno per me. And then she said goodbye
And now this year she celebrated her 105th birthday. That's what Professor Gagliardi was mentioning, that it will be nice if you could show her 105th birthday. And now there she is 100 and celebrating 105 years, wherein Parkinson had decreased her cognition, coherence, and which was even worsened after COVID. But now she's returning back, where her memory of the World War days are returning. Her memories of her family, her cognition, coherence improved, and there she's celebrating her 105th birthday.